Zero è un vampiro. Che cosa ti prende, Kaname? C'è odore di sangue. Eh? Kaname! Sì, Yuki. Io sono un vampiro. Yuki. Kaname, ascolta, adesso ti spiego. E così sei diventato una bestia assetata di sangue, Zero Kiryu. Sei un disonore per tutti i vampiri. Oh no, adesso lo uccide. No, fermati, Kaname, non farlo! Yuki! Evidentemente l'hai prosciugata. La poverina non riesce neanche a reggersi sulle gambe. E dimmi, il suo sangue è davvero così delizioso? Direttore. Sì. Temevo che sarebbe accaduto. Molto bene, ha quasi smesso di sanguinare. Ma la ferita è profonda, ti ha morso con forza. Yuki. Ti fa male? Un po'. Adesso avrai il terrore dei vampiri. Zero. Kaname. Potresti tornare in classe, per favore? Purtroppo l'odore di sangue ha fatto agitare gli studenti della night class. È comprensibile. Sta a sentire, ho appena accompagnato Zero in camera sua. Adesso mi sembra che sia abbastanza calmo. Finora non avevo ritenuto opportuno parlartene. Quindi posso immaginare che la scoperta ti abbia sconvolto. Mi dispiace molto, Yuki. È terribile. Non avrei mai immaginato che Zero potesse essere un vampiro. Era un essere umano, una volta. Ma come sarebbe una volta? 4 anni fa la famiglia Kiryu è stata trucidata dai vampiri. Zero aveva un gemello che purtroppo è morto. Soltanto lui è sopravvissuto a quella carneficina. Quando l'ho trovato era terrorizzato e sul collo aveva il segno di un profondo morso di vampiro. Allora, è per questo che ultimamente era così strano. Quindi Zero era un normale essere umano ed è diventato un vampiro in seguito a un morso. Sì, esatto. Pensavi che queste trasformazioni fossero semplicemente una leggenda? Beh, mi spiace dovertelo dire, Yuki, ma non è così. Sono cose che accadono anche nella realtà, seppur molto raramente, per nostra fortuna. Solo i morsi dei vampiri sangue puro hanno questo potere. Vampiri
sangue puro. Non ti devi preoccupare, Yuki. È chiaro che Zero non è uno di loro. Sta tranquilla, tu non diventerai un vampiro. Allora, quella compressa era di Zero. E dunque, in fin dei conti, non ci hanno detto niente dell'odore di sangue che si sentiva prima. Resta un mistero. Sai, personalmente non mi interessa. E se ti dicessi che era l'odore del sangue di Yuki? Ma come ho fatto a non rendermene conto prima? Zero, chissà quanto hai sofferto in questi 4 anni. A cosa pensavi quando eri solo? Quanto tempo ancora hai intenzione di lasciarlo nella Day Class? È la voce di Kaname. Non lo so. Vedi, bisogna considerare che fino a questo momento non è mai stato trasferito nessuno dalla Day Class alla Night. Ad ogni modo, io non vedo cosa possa impedirlo. Ci rifletta bene. Non c'è altra soluzione. Zero deve essere trasferito in fretta da noi. Zero nella Night Class? Io capisco le ragioni di Kaname. Il fatto che Zero si sia trasformato in un vampiro giustificherebbe perfettamente il suo trasferimento nella Night Class. Ma non si può trascurare l'odio che prova nei confronti dei vampiri. Lui vorrebbe ammazzarli tutti. Ma allora, in pratica è come se odiasse se stesso. E io che ho parlato con lui dei vampiri che mi hanno aggredito, definendoli mostri sanguinari senza coscienza. Senza saperlo, gli ho detto delle cose orribili. Allora, il grafico dell'equazione nel piano cartesiano è rappresentato così. L'intervallo! Hai visto, Yuki? Zero è assente. Sì, in effetti è da ieri che non si sente molto bene. È successo qualcosa? Lo dico perché stamattina anche tu sei un po' pallida. E poi hai una ferita sul collo. Non è niente di grave, spero. Ah, già, la ferita! Vedi, ieri, durante il giro di ronda, mi sono graffiata il collo contro il ramo di un albero. Ma è solo una cosa superficiale. Non c'è da preoccuparsi. Se lo dici tu. Forza, ragazzi, riprendiamo la lezione. Andate ai vostri posti. Sì, professore, subito! Accidenti, devo fare qualcosa. Ehi, signorina Cross, dove sta andando? Torni indietro, aspetti! Buongiorno. Come disciplinare sono autorizzata a passare, non è vero? Sei la seconda persona che mi chiede di entrare stamattina. Bisogna essere ben strani per venire in un posto come questo. Va bene. Se ci tieni, passa pure. Vede, ha dimostrato di essere un ragazzo prodigio, un vero miracolo. È per questo che abbiamo deciso di rivolgerci a lei. Dopo la pubblicazione della sua tesi, ci farebbe piacere che accettasse di dare una mano alla scienza impegnandosi nella ricerca. Sentite, lasciate perdere, non mi interessa nessun tipo di lavoro diurno. E visto che muoio di sonno, potreste andarvene. L'uscita è da quella parte. Oh? Ma quello è Yuki? Ciao, Aido, scusa, non volevo disturbare. Spiacente, ma adesso dovete proprio andare via. Aspetti, non abbiamo ancora finito! Ah, poveri i miei occhi, non la sopporto proprio la luce. Accidentaccia quei due. Mi spiace di averti disturbato.
Sta tranquilla, Yuki. L'importante è che se ne siano andati. Scusa, ma come mai sei venuta? Stanno dormendo tutti. Oh? Non è che sei venuta per farmi assaggiare il tuo sangue? No, veramente sono venuta perché ho bisogno di vedere Kaname. Ah, sì? In questo caso seguimi. Aspetta. Vuoi dire che mi accompagni da lui? Vedi, il fatto è che Kaname con te è sempre talmente gentile che mi sento costretto ad esserlo anch'io. Yuki, di la verità, chi è che ti ha morsicato sul collo? Questa notte, durante le lezioni, abbiamo percepito tutti chiaramente odore di sangue. La cosa ha causato un po' di agitazione. Ma io sono stato il solo a notare un dettaglio, e cioè che quello era l'odore del tuo sangue. Però, visto che Kaname ci ha detto di lasciar perdere, nessuno ne ha più parlato e tutto è finito lì. Kaname vi ha detto questo? Ecco, io non lo sapevo. Quindi Kaname ha chiesto al direttore di spostare Zero nella night class, però l'ha tenuto segreto, perché è evidente che non ne ha fatto parola con nessuno di loro. Che cosa mi nasconde? Avanti, parla! Che cosa rappresenti per Kaname? Gelato i piedi. Solo i vampiri della classe superiore possiedono queste capacità. Allora, dimmi la verità, Yuki. Che rapporto c'è tra te e Kaname? Ecco, se ci tieni tanto a saperlo, te lo dico subito. 10 anni fa Kaname mi ha salvata da un vampiro assetato di sangue, quindi gli devo la vita. Ma davvero, senti un po' che storia commovente. Ad ogni modo c'è una cosa che non capisco. Se è proprio vero che il grande eroe ti ha salvato la vita, come mai non è a lui che hai permesso di assaggiare il tuo sangue delizioso? Il mio sangue? Sì. Il tuo sangue appartiene a Kaname, cara Yuki. Però, se non sbaglio, il morso che hai sul collo non te l'ha fatto lui. Non dovresti permettere a nessun altro di gustarlo. Nemmeno a me, purtroppo. Tanto prima o poi succederà. Le labbra di Kaname si poseranno dolcemente sulla tua pelle. I suoi canini penetreranno nella carne tenera. E quando finalmente lo sentirai succhiare con avidità il tuo giovane sangue, avrai modo di conoscere l'estasi. Ho un'idea, già che ci sei, chiedigli di morderti adesso. Perché farlo aspettare ancora inutilmente? Ho sentito abbastanza. Perché? C'è qualche problema? Adesso basta, Aido, questo gioco mi ha stancato! Non ti agitare, Yuki. Kaname, ti cercavo. Posso spiegarti? Chi ti ha detto di fare una cosa del genere? Mi sono lasciato prendere la mano. Ti chiedo perdono, Kaname. Non si ripeterà. Sparisci? Sì. Deve essere stato sgradevole. Mi dispiace, Yuki. Ah, figurati. Sta tranquillo. Non fa niente. È incredibile. Tu sei diversa da tutti quelli che mi circondano. Non cambiare mai. E Mani Calore, sei l'unica che riesca a farmi stare bene. Devi credermi. Chi può averti come amica è una persona molto fortunata. Non lo capirò mai. Dalle sue parole sembra che in questo momento si senta così solo. Adesso vai, è meglio che rientri. Devi seguire le lezioni, giusto? Mi raccomando, non voglio più che tu venga da sola in un posto pericoloso come questo. La prossima volta fatti accompagnare da qualcuno. Kiryu, ad esempio. Visto che ti ha rubato qualcosa, potrebbe almeno rendersi utile. No, smettila! Perché ne parli con rabbia? Mi domandi perché. Io non riesco a restare impassibile. Se la ragazza a cui tengo di più viene morsicata da un altro. Kaname.
Comunque, sappi che sono venuta a cercarti per chiederti un favore. Devi fare in modo che Zero non venga trasferito alla Night Class. Perché dovrei? Ecco, sono 4 anni che Zero deve lottare da solo e io in tutto questo tempo non mi sono accorta di niente, anche se siamo vissuti fianco a fianco. Perciò ora voglio fare il possibile per aiutarlo. Sei dolcissima come sempre, Yuki. Ma rassegnati, tu non puoi fare assolutamente nulla per lui. Tu non capisci. È stato uno shock tremendo scoprire la vera identità di Zero. Ma sento che non posso abbandonarlo. Zero, non ti lascerò solo. Piccola. Mi dispiace. Purtroppo, anche se sei tu a chiederlo, non posso fare niente. Un essere umano che si trasforma in vampiro è fatalmente destinato a diventare un livello E. E io sono sicuro che Zero non vorrebbe farti assistere a uno spettacolo tanto atroce. Non è possibile. Io non riesco a capire per quale motivo tu sia così affezionato a quella ragazzina. Comunque sappi che essendo Zero l'unico sopravvissuto dei Kiryu, noti cacciatori di vampiri, qui nessuno approva l'idea di dover convivere con un elemento del genere. Insomma, potrebbe succedere di tutto, giusto? Rischieremo. Dopotutto, la cosa importante è che Yuki non corra rischi. Un essere umano che si trasforma in vampiro è fatalmente destinato a diventare un livello E. E così, questo è il suo destino. È terribile. La sua luce è accesa. Allora è sveglio. È tutto il giorno che non lo vedo. Chissà cosa starà facendo. Visto che ti occupi della disciplina, ti affido questa. Può tornarti utile se le cose si mettono male. Contiene pallottole particolari che non fanno niente agli esseri umani, ma che possono avere un effetto letale se colpiscono un vampiro. Zero! Cosa stai facendo? Sparami, ti prego. Prima che mi trasformi in un livello E. Devi uccidermi prima che mi succeda. L'hai sentito anche tu, non è vero? Il rumore che facevo mentre ti succhiavo il sangue. Non si può vivere serenamente dopo aver vissuto un'esperienza del genere. Zero, non dire così. Perché no? Non sono riuscito a controllarmi e mi sono gettato su di te. Chi ti dice che alla prossima occasione io non arrivi persino ad uccidere la mia preda? Avanti, sparami! Ammettilo che hai paura di me. No, mi spiace. Non posso farlo. In questo caso, dimenticami. Zero.
coraggio. Andrà tutto bene. Anche se in 4 anni non ho capito niente, per tutto questo tempo ti sono stata vicina. Per questo non ho paura di te. E comunque vada, io resterò sempre dalla tua parte. Yuki. Non importa se Kaname cercherà di ostacolarmi. Ma guarda chi si vede. Mi fa piacere che tu abbia accettato il mio invito, direttore Cross. Dimmi, come sta l'ultimo discendente dei Kiryu? Avrà già iniziato a diventare un essere incontrollabile, immagino. No, niente affatto. Il ragazzo non ha ancora perso la ragione. Le assicuro che l'associazione Hunter non ha alcun motivo di preoccuparsi. Mi dà profondamente fastidio che venga messa in dubbio la sicurezza dell'istituto. Spiacente, mi tranquillizzerò solo quando avrò ricevuto il rapporto di un'altra mia fonte. Se la persona che ho appena mandato in missione riterrà che ci possa essere pericolo, prenderà all'istante le misure necessarie. Ho completa fiducia nel suo operato.